Sottoporta show speciale calciomercato, quinta puntata qui su Radio No Frontiere. È una puntata rovente, caldissima, perché questo 26 luglio non è una data qualsiasi, vero Diego Rinaldi? Ciao Raffaele, ciao a tutti gli amici di Teleradio. Un saluto anche dal vostro Raffaele Russomando in conduzione, appunto con l'amico di napolicalcionews.it, oltre che all'amico Angelo Angelotti del Napoligno. Ben ritrovato Angelo, come stai? Tutto bene? Ciao, buonasera, sì, è accaldato ma tutto bene. C'è anche un video che gira di De Laurentiis, però non ho avuto l'occasione di sentirlo, in cui pare che abbia detto che la Juventus non aveva mai detto di voler pagare la clausola, se non mi sbaglio. Ci stai giocando un pochettino, Angelo, se non sbaglio, quel famoso meteorite a cui ecco. alludeva Lombardo qualche settimana fa, mi sembra che non sia mai caduto, perché disse che era più facile che atterrava questo asteroide su Di Maro. Premesso che noi la scorsa puntata abbiamo detto che Higuaín non si sarebbe presentato a Di Maro, quindi ci Vero. abbiamo azzeccato da questo punto di vista. Io non so adesso bluffavano oppure facevano sul serio, perché se bluffavano sono più tranquillo, se facevano sul serio c'è veramente da preoccuparsi, cioè il che ci fa capire ancora di più la crisi profonda di questa società. Cioè questa società ormai sta sfuggendo di mano a tutti, se a qualcuno di noi è anche a Di Maro, ed è a Di Maro non come giornalista, non come tifoso, ma lavora lì per altre questioni che chiaramente non dico per non. E ci ha Certo. raccontato di una situazione, diciamo, abbastanza calda in quelli di Maro, cioè c'è maresta tra un po' tutti, cioè c'era stata anche una notizia che poi aveva ripreso Auriemma, che noi abbiamo, in realtà Certo. sapevamo prima, cioè di Koulibaly, che insomma mostrava, no, di Koulibaly, scusate, di Insigne, che mostrava che aveva dei mal di pancia. Anche forse Koulibaly aveva i suoi mal di pancia, insomma, e pare che insomma, ci sia una situazione molto molto particolare, che fosse una situazione di quelle che non si è mai, che l'era di Laurentiis non ha mai subito, insomma, non ha mai provato. Cioè questa cessione di Higuaín che sta mettendo un po' in quel posto un po' a tutti. Mi sembra di capire che oggi, 26 luglio, si naviga nel caos più totale. Ma non solo, manca il sostituto di Higuaín, cioè o facciamo per noi scherzando, la scorsa puntata abbiamo detto che tanto ci sta Gabbiadini, ma io dicevo, diciamo scherzando, nel senso, ma invece veramente il sostituto diventerà Gabbiadini a questo punto, se Malik l'hanno preso, non l'hanno preso, non si capisce pure l'arte. Saranno queste trattative infinite. Comunque, come dici tu, cioè, questo senso di assoluta incertezza che ormai ha investito tutto l'ambiente, purtroppo ha investito anche i calciatori. Non è beh, come in pratica, vi faccio un esempio: è come se lavorate per una società dalla borsa si dice che questa società sta perdendo il suo valore in borsa, il titolare non sa cosa deve fare. Il miglior dipendente va via, va dalla concorrenza, che ne so, il responsabile marketing della Coca-Cola va dalla Pepsi, piuttosto che quello di Google che va da Yahoo, piuttosto che da Bing, insomma, per fare. E poi come li sentirete? È ovvio che si sentono, a parte Giacchierini e Tonelli che sono arrivati adesso, che secondo me non ci stanno capendo niente, Ecco. però la situazione è veramente. Io speravo, dico la verità, tutti quanti speravamo nella, tra virgolette, non mi censurare, cattiva del presidente, diceva, vabbè, tanto quello sta bluffando, i soliti giochi di ruolo, ma sa come fare, già c'ha tutta la sua. È tutto fatto. In realtà il problema è che non è fatto proprio nulla. Questa è la cosa sconcertante. Cioè, la cosa che è preoccupante innanzitutto che lui sta in giro con un portafoglio di 100 milioni e chiunque adesso è come il pollo che viene portato al tavolo da poker, adesso chiunque alzerà la posta, alzerà il prezzo pure
lo scalzone di turno, insomma, Ecco. pure Lo stiamo vedendo con Icardi, d'altronde. E non solo con Icardi, anche Non con lo stesso solo. Milik. Ha No, e qui firmato il Angelo, contratto. scusa, Angelo, scusa se ti interrompo, mi allaccio un pochino alla Juventus, guarda le differenze. Magari la Juventus ora cederà anche Pogba, però prima di cedere Pogba, la Juventus acquista Dani Alves, Benassia, Piaka, lo stesso Higuain e poi non mi ricordo chi altro ha preso, è Pjanic. Cioè, guarda le differenze, la Juventus ha prima acquistato e poi ora vende Pogba. E poi magari da quella cessione magari te ne fa altri due di pezzi. Il Napoli invece si ritrova oggi senza Higuain e a dover comunque ora correre appresso agli obiettivi. Spaventoso, è spaventoso. No, io ti dico una cosa, guarda, il Napoli se prende Milik come sembra e magari ci aggiunge anche Icardi, sarebbe comunque un ottimo affare. Il problema è che tu hai dato Higuain alla Juventus. Ecco, non ha una squadra qualsiasi. Hai dato Higuain alla Juventus. È vero. Perché è l'Inter che sta blindando Icardi a tutta forza e che sta giocando al rialzo. E io sono convinto che alla fine hanno anche capito che De Laurentiis si trova in una situazione tragicomica e negativissima, perché adesso c'ha tranne la stampa napoletana che gli accondisce in mezzo, c'ha contro tutta la piazza, tutta la tifoseria, solo uno spaluto ormai diventato gruppo di Della Boys, il Mauro Boys. E adesso si trova contro chiunque, uno, due, in questa situazione non sa chi comprare e alla fine, anche questa volta, finiremo per pagare per un giocatore molto di più di quanto vale, perché così succederà. Perché in emergenza, quando tu stai sul Titanic che affonda, arriva quello con lo yacht e ti dice ti vendo un salvagente di 5 euro, te lo vendo a 200 euro e tu te lo compri. E appunto. Cioè, perché è una situazione di emergenza. Ma E infatti io non ne le capisco come. cifre che stanno girando per Milik e anche lo stesso Tolisso sono praticamente inappropriate, perché sia Assolutamente. Tolisso, cioè, mo per quanto promettente possa essere, ma 25 milioni di euro, addirittura 28, mi sembrano una cifra spropositata, sinceramente. È dura, è dura. È davvero dura. Angelo, ti riporto fra l'altro dei messaggi che ci stanno mandando in diretta. Intanto fanno i complimenti al napoleño che si riscopre molto social, a questo per quanto riguarda il messaggio di Paolo Massimo Fiorentino. E aggiunge: adesso si parla di Milik. Come volevo si dimostrare, Icardi era una bufala.
ADL sapeva perfettamente che l'Inter non avrebbe mai ceduto il giocatore, o meglio, sì, no, diceva così, mai ceduto il giocatore e mo li caccia 60 milioni. Quindi, insomma, non c'è neanche molto ottimismo su questa trattativa, anche perché poi, se non erro, proprio Sky ha detto che la terza offerta è stata rifiutata. Ma voi parlate di una trattativa per Icardi. Allora, la Sì. trattativa per Icardi si concluderà nel momento in cui De Laurentiis offrirà tipo 80 milioni o 90 milioni. Perché, ripeto, la situazione è quella classica del pollo portato al tavolo da poker. Questa è la situazione. Chiunque Certo. giocherà a rialzo e sta castello, cioè, ma chi è che non lo farebbe? Cioè, Vero. ma anche se giocassimo noi a un gioco manageriale multiplayer online, faremmo tutti la stessa cosa se sapessimo che Tizio, Caio, Sempronio c'ha 100 milioni da spendere. Non solo c'ha 100 milioni da spendere, una piazza che poi non c'ho 100 milioni da spendere perché da quando ho capito sono due tranche da pagare in due volte diverse. Vero. Quindi manco, io voglio capire, ma cioè manco l'accortezza di imporre una tranche unica a questo punto. Oppure voglio capire, sta clausola era già. Cioè, era già stabilita che fosse da pagare in due tranche, In così realtà l'abbiamo funziona? scoperto credo da poco, vero Diego anche? Ma non vorrei che ci fosse un gioco delle parti a sto punto e di sì, vabbè, te la do in due tranche, non ti preoccupava, tutto a posto. Sai che cos'è, Perché poi Angelo? cosa Secondo me alla fine è prevalso un aspetto da parte di De Laurentiis. Dice 94 milioni anche in due tranche non me li dà più nessuno. Quindi lo vendo in questo modo e pazienza, poi cerco un sostituto. Non so se ha fatto bene o male, però alla fine il comunicato ufficiale è arrivato e Higuain è in bianco nero. Boh, a questo punto però non so come dal bilancio risulterà poi sì, 40, secondi 45 del bilancio dell'anno prossimo, Sì, credo ma di gli sì. conviene, ma soprattutto, ma gli conviene, cioè, voglio dire, qualsiasi imprenditore con un po' di, insomma, di minima esperienza non tiene mai tutti questi soldi così perché preferisce pagarli in tasse o gabelle varie. Di solito un imprenditore quando ha un minimo di tesoretto, quei soldi li investe. Perché poi ci sono gli ammortamenti, perché poi comunque è un capitale che tu per l'appunto investi in soluzioni che poi saranno profittevoli per il futuro dell'azienda. A questo punto, come diceva il buon Gianni della nostra relazione del Napoleone, ma a sto Certo. punto, e lo ricordo, ma a sto punto, ma non è meglio che questi 90 milioni fa lo stadio? Ma secondo me Ecco. qui, a questo punto, perché è la soluzione ideale, perché noi, ripeto, finiremo per acquistare un giocatore sopravvalutato che secondo me farà un pessimo campionato l'anno prossimo, perché cioè, possiamo mai immaginare che la Juve l'anno prossimo faccia, cioè, va bene, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, ma Quello è vero. onestamente, È onestamente, difficile. immaginare che la Juve non vinca lo scudetto l'anno prossimo, caso che stiamo già partendo per giocarci il secondo posto, ma il Napoli attuale pensate che arrivi facilmente al secondo posto? Io Bisognerà non lottare riesco anche per a quello. immaginarlo. È molto difficile. Milan e Inter non stanno facendo niente, questo No, c'è da dire, no? Non veramente sembrano poco. quella. Però guarda, ti dico una cosa, Angelo, l'Inter ha già una bella ossatura, eh. Cioè, se L'Inter è vero, hai l'Inter ha già ragione, una hai bella ragione. squadra, ha inserito comunque Banega, sulla Hai carta è ragione. una bella squadra, è solo che Sì, forse è il pilota che non sa guidare la macchina che gli hanno messo a disposizione, secondo me. secondo me quest'anno loro hanno, i giocatori poi risentono certe cose, hanno anche dalla loro parte il fatto che sanno che c'è una società più solida alle spalle e che guarda il futuro. L'anno scorso si sapeva probabilmente proprio, insomma, nei corridoi dell'Inter si sapeva che Torino stava lì lì che voleva cedere o comunque ci sarebbe stato un nuovo riassetto societario, ecco. Quindi adesso con una società più forte, comunque più solida alle spalle, anche i giocatori, insomma, partono in maniera diversa. Poi c'è la Roma che comunque sì, ha perso Pjanic, però insomma, la Roma ricordiamoci che l'anno scorso quando aveva messo, ha cambiato Spalletti con quello francese, libro della Chiesa famosa, poi ha fatto una rimonta pazzesca, ci ha fatto la, possiamo ringraziare giusto, come ci vuole, Higuain, insomma, che, perché sennò sarebbe finita diversamente il campionato.
poi c'è il Milan non pervenuto al momento, la Fiorentina pure così, però insomma noi guardiamo al secondo posto alla fine Sì, come obiettivo decisamente. minimo, no? Decisamente, salvo stravolgimenti che ad oggi sembrano però non Però esserci. io la vedo difficile, ripeto, perché Molto difficile. qua bisogna ancora risolvere la grana con i batiti, la grana insigne, Ci e sono non tante solo. grane, poi, non solo Sì, riguardanti i ci sono giocatori. tante grane, i centrocampisti che comunque dovrebbero arrivare. C'è anche il problema portiere che non dobbiamo sottovalutare comunque. Il problema che Reina continua ad avere questi piccoli infortuni ed è una cosa da non Dicevo l'altra sottovalutare. volta, ci manca pure il portiere, cioè praticamente adesso io voglio capire questo ritiro a Di Marco, A cosa è servito? capito? Questo è il fatto. A che è servito questo ritiro a Di Marco? Non No, ma c'è. la cosa più incredibile è che comunque che ci servissero i centrocampisti, lo sapevamo da un anno, che ci servisse Ma almeno un molto di più. portiere buono di riserva, lo si sapeva perché Reina lo scorso anno, a partire dal girone di ritorno, comunque si dice che abbia giocato parecchie partite anche con le infiltrazioni. Infiltrazioni, te lo posso assicurare, cioè questi sapevano benissimo che lei non avrebbe potuto reggere a lungo, cioè non si sapeva dall'anno scorso, Cioè, praticamente noi, il Napoli sapeva già comunque tutta una serie di cose alle quali doveva provvedere subito. Siamo arrivati quasi a non si fine sapeva pure ritiro, che praticamente stiamo con due piedi in una scarpa, in ma poche parole. scusate, ma poi voglio capire una cosa, ma nell'epoca in cui ti porti a casa Bale con 100 milioni di euro, 120, quanto è stato pagato? Ma tu, Intorno 100, credo, qualcosina. voi ritenete, cioè è possibile che una società possa ritenere così inammissibile, così imprevisto che uno ti viene a pagare la clausola per Higuaín? Quindi tu sapevi benissimo che qualcuno veniva e si richiama Higuaín, come è successo con Cavani, come è successo con la Rete. Cioè era ovvio che veniva qualcuno che te lo com'è, tu non ti fai trovare pronto, non ti fai trovare preparato. Eh beh. Allora qua la situazione è altro. È il caso, ma intanto non succederà, e lo dico con tanti, io lo stesso, sto in un pezzo di 6 mesi fa. È il caso che forse anche il buon presidente, ottima persona, ottimo presidente, quello, però si inizi a interrogare anche sul suo modo di fare calcio, sul suo stare al momento in un campionato in cui Berlusconi passa la mano, in campionato reale. Della Valle sta là, ma della Valle vi posso assicurare che si frega di se della Fiorentina se ne frega altamente. Quelli sono tutti strumenti, diciamo, che fanno comodo a una società per spalmare, insomma, le tasse e tutto il resto. La Lazio, lo tiro con la Lazio ormai, cioè voglio dire, il ruolo di presidente del calcio è cambiato negli anni 80 grazie a Berlusconi, ma ormai è cambiato anche questi anni, non è più, cioè un Berlusconi è inadeguato, e infatti si è reso conto anche lui ed era arrivata la corazzata dall'estremo oriente e se l'è comprato, cioè stanno lì facendo le trattative e tutto il resto, però alla fine il succo è questo, come è successo con niente. Assolutamente. Non è il caso, io vi posso dire che so per certo che 2 anni fa, dicembre di 2 anni fa o dell'anno scorso, no, 2 anni fa, c'era una bordata araba che era interessata al calcio Napoli. C'era anche un incontro fissato una domenica allo stadio San Paolo. A questo incontro chi da controparte napoletana non si è presentata. E gli acquirenti, presunti, probabili, poi può essere pure che era un truffatore, insomma, come volevo, che è rimasto col cerino in mano e non ha gradito. Probabilmente si trattava di una discussione, di un tanto per, giusto per sondare il terreno, tutto quello che volete voi. Però, allo stato attuale, il Napoli Calcio, così com'è, e la società così com'è, non può neanche fare più di tanto in un mercato che cambia. Cioè, De Laurentiis che sponsorizzava la Superlega Mega Galattica, Ecco. in realtà da quella Superlega non è stato tenuto in considerazione, cioè Assolutamente. il Napoli non è stato tenuto in considerazione perché non può permettersi l'accesso a questa famosa Superlega, che adesso, a cui adesso ha accesso tranquillamente la Juventus, perché la Juventus dopo una serie di anni, annate sfavorevoli, ha imbroccato quei 3-4 anni in cui si è rifatta il look e al Si è momento rifatto bene. ha spostato la sede sociale, no, la cassaforte
penso un poco. Vi rendete conto che purtroppo noi sono una pandemia nato proprio come risposta che come da un gruppo di persone che contestava il presidente. Ma non è che lo contestavamo anche quando il Napoli vinceva, perché quando il Napoli vinceva, come poi finalmente si verifica, dicevamo a De Laurentiis che doveva comprare, perché altrimenti il primo posto lo avremmo perso. Così è stato. Cioè, probabilmente avremmo perso anche il secondo posto se non si fosse verificato tutta una serie di condizioni favorevoli. Però quello che dicevamo a gennaio, quando il Napoli stava a dicembre, quando il Napoli era prima in classifica, si sta verificando adesso. Cioè il Napoli, senza la programmazione, si trova adesso a Di Marco con un gruppo di bambi giovani, meglio con un'armata Brancaleone, che non sa dove deve andare e con tutta una serie di grandi da dover risolvere che l'uomo solo al comando non può risolvere. L'uomo solo al Assolutamente, comando non può risolvere. assolutamente. E a queste grane dobbiamo aggiungere anche il fatto che ci sono parecchi esuberi da piazzare, tipo De Guzman e tanti altri. Dumitru, ragazzi, ma cosa ci Dumitru. troviamo con il buon Dumitru, con i giovani Dumitru? Dumitru ormai è quasi giusto perché la Fornero lo aiuta, ma perché sennò Dumitru ormai è altro che giovane. Cioè, vi rendete conto? Noi stiamo pagando ancora gli acquisti. Dumitru non è stato comprato da Marino, È sbaglio. stato comprato nell'estate del 2010. No, mi pare Bigon comunque. Lo In ogni acquistò Bigon, lo acquistò Bigon. Bigon. Cioè, sono 6 anni che noi abbiamo, ma non è solo perché se non sbaglio c'è ancora Fidel pure. No, Non forse no, vorrei quello no, già è sbagliare. andato, per fortuna almeno lui Per se n'è fortuna andato da tanto, ma tempo. appunto c'era. Comunque c'è, cioè, allucinante. Noi abbiamo tutta una serie ripeto, abbiamo ancora niente contro il povero Dumitru, per carità, gli Ah voglio un no, sacco certo. di bene. Però ragazzi, noi ci troviamo dopo 6 anni con Dumitru che non ha fatto, diciamo, non è bocciato, non è diventato il campione che doveva diventare il nuovo Pérez, Il l'uomo, nuovo Henry no, dissero. Arrivi, Il l'uomo nuovo Pérez, Henry arrivi. dissero. Ma non, ma poi mi dite, cioè, non me ne veniva in mente un altro proprio. Ci ha fatto la destra così di questa famosa Lega, squadra B, squadra B. Vi ricordate? Poi Sì. uno di quelli che ha votato contro. Pensa. Vabbè, Mister Coerenza, anche quando attacca Tavecchio, poi è stato uno di quelli che l'ha L'ha votato. votato, ecco. Paradossi, ma neanche troppo. Ma neanche troppo. Quello che dice che la Juventus a stile non pagherebbe mai la clausola di Higuaín, E pochi giorni dopo ci invece, ritroviamo Higuaín in bianco-nero, purtroppo. Ma purtroppo. credimi Angelo, io addirittura ho pensato a un ritorno di Cavani quando ha detto noi Cavani non lo riprendiamo, conoscendo De Laurentiis, La coerenza, cioè la effettivamente. coerenza, però poi ho detto vabbè, è un... Forse qua è troppo. ho sognato Guarda che troppo. fosse. Io avrei fatto, se stato De Laurentiis, avrei fatto una cosa soltanto, a forse due in prospettiva. Sapete cosa avrei fatto? Piano B, fermo e inizio a prendere Ibrahimovic. Prendo Ibrahimovic, libero Higuaín. Tanto Higuaín qualcuno lo Lazio non lo voleva Higuaín. Cioè, c'era Lazio e pure il Paris Saint-Germain. Cioè noi abbiamo fatto, cioè il presidente ha fatto, ha avuto la busta sotto il naso col Paris Saint-Germain e Lazio, allora è arrivato Tomo Tomo, cacchio caccia, la Juventus e se l'è comprato. E se l'è Io non, comprato. o gli ha promesso qualcosa, o ripeto, voglio essere un universo parallelo in cui si sono messi a tavola e la Juventus ha detto: non dico qua, quest'anno lo scudetto lo vinci tu, noi vinciamo la Champions, però dacci Higuaín. Ma Ok, guarda, mettiamolo voglio così, proprio che ne pensare che so. sia come stai dicendo tu, Angelo, perché... Perché se no non si spiega, ragazzi, cioè veramente qua è preoccupante la situazione. Quando dicono vi meritate Nalti e Corbetti, guardate, invece, perché sono anni che si dicono che ci meritiamo Nalti e Corbetti, ma guarda, voglio dire una cosa, ne approfitto adesso, che il signor Corbelli è stato vittima di una delle più grandi combine della storia del calcio italiano, Ecco. che fu perché Napoli andò in Serie B per quella combine che ci fu tra Parma È e Verona. Verona, con È Verona. In Comunque, tutto ciò. però, voglio dire, adesso stiamo peccando della stessa improvvisazione, con la differenza che il buon Nardi ci ha rimesso tutto Ci ha per rimesso riuscire a tutto salvare e se vogliamo essere ironici, Angelo, quando addirittura dicono vi meritate Gaucci, come se poi Gaucci fosse stato presidente del Napoli, fu solo uno che spuntò al momento e che cercò invano di non far fallire il Napoli, ricordiamolo, perché Gaucci provò a non far fallire il Napoli e parliamo comunque di un presidente che in quanto a scaltrezza è stato un presidente che ha pescato gente come Grosso, come Materazzi, come Nakata. Cioè, un presidente che aveva gli attributi. avete dato il
nel 99 fece un'offerta di 100 miliardi che Ferlaino rispedì al mittente, la ricordo anche io. Quindi ci aveva già provato, aveva provato a investire nel, non perché fosse un tifoso o un conoscitore del calcio. Lui cercava chiaramente di differenziare il suo core business, perché era il cinematografo, che ormai stava avviandosi verso una fase calante. Insomma, così Quella poi ci fase sembra poi sono arrivata, fra l'altro. arrivato, giustamente, perché 99, io mi ricordo che già il Cicillo uno se li vedeva tranquillamente su internet, quindi era iniziata quella fase. Qualcuno gli aveva consigliato quella scelta, giustamente, giustamente, e lui ha comprato una Ferrari a un'asta giudiziaria, che poi così, vedete, sapete come funzionano le aste giudiziarie? Le aste giudiziarie sono dei luoghi della mente e del denaro in cui accedersi è difficilissimo, e dove si fanno degli affari grandi. Questo parlo in generale, in Certo. generale. Sono dei luoghi in cui uno riesce a fare degli affari grandissimi. Quindi, di solito le aste giudiziarie accedono pochissimi eletti, con modalità che vi racconterò poi da vicino, però Certo. sono dei posti, insomma, particolari, vitali, diciamo, no? Poi mi fa. So perché si fanno degli affari. Le aste giudiziarie si fanno dei grossi affari, però bisogna sapere quando bisogna andarci, cioè, non è che sono in Italia perché è una certa ristretta che si passa, però, insomma, sono dei luoghi per persone esperte e scafate, ecco, Eh questo beh, voglio dire. decisamente, decisamente. Angelo. Napoli, ricordiamo, il Napoli non è stato un favore che è stato fatto a voi, cioè No, no, no. il fatto di continuare a considerare De Laurentiis il salvatore della patria è vero, ma fino Va a un bene, ma certo fino a un punto, certo punto, è chiaro, nella maniera più assoluta. Angelo, senti, io prima di salutarti e ringraziarti, e chiaramente se hai dei saluti da fare te li lascio fare, e poi chiaramente il momento napoleño, ci sarà anche questo venerdì nella puntata classica del venerdì di Sottoporta Show. Chiaramente in questo caso ci sarà un change con il tuo buon Francesco, che è Francesco. molto più, sì, molto più professionista da questo punto di vista. Io sono umilmente rispetto a lui, è una delle, diciamo, delle penne di punta dell'argomento, puntualissimo e competente. Comunque, la domanda. No, no, semplicemente se avevi dei saluti da fare, poi è chiaro, insomma, noi ci ritroveremo anche in altre occasioni. Saluto la redazione del Napoleon, sono la redazione che sta vivendo giornate un po' turbolente, quindi loro sanno, li inviterei a rilassarsi, a godersi l'estate e a non scaricare, perché c'è questa, diciamo chiaramente, il Napoleon è fatto di persone che sono molto, molto appunto napoleoni e passionali. Da quando è arrivata sta notizia fulmine a ciel sereno della cessione di Higuaín, ci sono state sceme veramente di Ordinaria tutti i follia, pali, con ecco. molti picchiati senza che sapessero il motivo, crisi isteriche provocate da un atto d'amore tradito, diciamo, fondamentalmente. Quindi, ragazzi, facciamoci una ragione, andiamo avanti. È stato quello che è stato, ricordando a tutti che è sempre Napoli e il Napoli che fanno grandi i giocatori e i Vero. nomi. Vabbè, anche noi tifosi attuali abbiamo avuto il nostro cuore in grato, va. In tutto ciò, L'hanno eh. avuto tanti tifosi negli anni 70. Tutte le epoche hanno avuto Ne a avremmo fatto Napoli. volentieri a meno, onestamente. Però ormai prendiamoci anche questo. Allora, scusate, dico l'ultima cosa e poi vi saluto. Vai. Ne avremmo fatto tu, ognuno di noi, con un altro, avessimo avuto Moratti piuttosto che Sensi. Piuttosto che, no, Moratti e Sensi, che parlo di due, ma anche Ferlaino, probabilmente avremmo saputo che questa cessione affettiva, perché innanzitutto una cessione affettiva, perché eravamo tutti legati a Higuaín per le emozioni che ci ha dato, Sì. sarebbe stata in qualche modo commisurata da un investimento pari alla clausola di scissione. Purtroppo ad oggi tutti quanti noi siamo consapevoli che questo investimento affettivo è andato, è come un vuoto a perdere, cioè Sì, vero. non avrà pari riscontro e pari sostituto, non ce l'avrà sicuramente dal punto di vista affettivo, ma purtroppo non ce l'avrà dal punto di vista tecnico, perché noi non avremo nessuno. Io a questo punto sapete che farei? Chiamerei subito per smuovere un po' l'ambiente, per creare
chiamerei Balotelli e farei questa Ah, così, grandissima in opera chiusura di Balotelli. vittoria. Sì, Balotelli, io credo che Napoli, cioè, probabilmente l'ambiente no, però credo che Napoli riuscirebbe a risuscitare pure Balotelli. Diciamo Questo che Napoli ha giocatore. risuscitato pure Higuaín, Sarebbe un'idea, parliamoci chiaro. rischiosa, ma sarebbe un'idea comunque. Noi nel frattempo ce lo segniamo come nome. Angelo, io Ragazzi, fatemi ti ringrazio, ci vediamo per le prossime occasioni. Ciao d'accordo, grazie, ciao, buona serata. Angelo.